Questo Natale cambia musica. Per il regalo perfetto, lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buongiorno a tutti, siamo con Fabio Quilini, leader del Movimento Civico Italia del Rispetto, per parlare di raccolta differenziata. Intanto le chiedo un suo commento riguardo, insomma, la gestione di questa problematica, perché così è stata definita da molti nella città di Voghera. Buongiorno a tutti, ma io avevo già sottolineato in un'intervista precedente, quando era iniziata, il mio dissenso e soprattutto il vedere un qualche cosa che a me sembrava non organizzato. Quindi questa raccolta firme iniziata dai cittadini è la conferma di quello che io già pensavo allora, e quindi continuo a pensare questo. Lei ha citato una raccolta firme, la raccolta firme a cui si riferisce presumo sia quella che ha visto come prima firma quella di Carlo Barbieri, ex primo cittadino candidato al prossimo ballottaggio del 29 gennaio. Cosa ne pensa di questa iniziativa dell'ex sindaco? Ma devo dire che vedere l'ex sindaco Carlo Barbieri sostenitore di una raccolta firme, quasi di 1000 firmatari, mi ha fatto molto piacere, perché si è sempre ritenuto la raccolta firme, che è sempre stato il mio, diciamo, modo di fare politica, un modo semplice per essere vicino alla gente, un modo sbagliato. Vedere il sindaco Barbieri a conferma di questo comportamento, sono contento, che perché vuol dire allora anche lui ha condiviso questo tipo di modo di fare politica. I più attenti sicuramente avranno notato che Barbieri, insomma, ha avuto un po' una sorta di cambio di rotta nei confronti delle raccolte firme. Nel giugno scorso, mi viene in mente, proprio a noi di Occhio Pavese aveva dichiarato che le raccolte firme sono artificiali. Cosa ne pensa di questo cambiamento di idea? Ma guardi, io sono una persona che sostengo di non polemizzare mai e di accettare le cose come sono. Probabilmente nel suo percorso intellettuale, personale, oggi ritengo che siano non più inutili, siano utili. Quindi da promuovere. Da promuovere. Grazie. Grazie.